autovolanti e droni passeggeri. Quanto manca al futuro del trasporto? Immagina di svegliarti la mattina, salire sul tetto di casa tua e trovare un drone pronto a portarti al lavoro. Niente più traffico, niente semafori, niente stress. Ti sembra fantascienza? Potrebbe diventare realtà prima di quanto pensi. In questo video scopriremo insieme lo stato attuale delle autovolanti e dei droni passeggeri, dove sono già in fase di test, quali ostacoli ci separano dal loro utilizzo quotidiano e quando potremo vederli sfrecciare sopra le nostre città. Le autovolanti non sono altro che veicoli elettrici progettati per il decollo e l'atterraggio verticale, proprio come i droni che tutti conosciamo, ma in versione molto più grande e avanzata. Questi veicoli rientrano nella categoria dei eVTOL, ovvero Electric Vertical Takeoff and Landing, che significa che possono decollare e atterrare verticalmente senza bisogno di piste. A differenza degli elicotteri che utilizzano un unico rotore grande, gli eVTOL utilizzano più eliche distribuite su tutto il veicolo proprio come un drone, il che li rende più stabili, più silenziosi e soprattutto molto più sicuri. Inoltre, sono progettati per essere completamente autonomi, quindi non avrai bisogno di una patente da pilota per usarli. Sarà sufficiente salire a bordo, impostare la destinazione e lasciare che il drone faccia il resto. Un esempio reale di drone passeggero è l'Ehang 216, un veicolo già testato in Cina, Europa e Medio Oriente. È completamente elettrico, può trasportare 2 persone e raggiunge una velocità di oltre 130 km/h. In pratica, un volo sopra la città potrebbe durare pochi minuti. Alcune città stanno già sperimentando i droni passeggeri come mezzo di trasporto pubblico. Ad esempio, Dubai ha avviato un progetto ambizioso per introdurre un servizio di taxi volanti autonomi. Anche Airbus, con il suo progetto Vahana, sta sviluppando un'evoluzione delle autovolanti per il trasporto urbano. E poi c'è Joby Aviation, un'azienda californiana che ha già raccolto miliardi di dollari per realizzare il primo vero servizio di taxi aereo negli Stati Uniti. Uber aveva addirittura annunciato un progetto chiamato Uber Elevate, ma a causa delle difficoltà legate alla regolamentazione e agli elevati costi di sviluppo, ha poi venduto l'intero progetto a Joby Aviation. Ma non pensare che tutto questo sia limitato ai paesi più ricchi. Anche in Europa ci sono progetti in fase di sviluppo. In Germania, ad esempio, l'azienda Lilium sta testando un eVTOL in grado di coprire fino a 300 km con una sola carica. Una vera rivoluzione per i collegamenti interurbani. Anche se tutto questo sembra molto promettente, ci sono ancora molte sfide da superare prima di vedere droni e autovolanti diventare di uso comune. Immagina centinaia di droni che volano sopra la città. Se uno di questi avesse un guasto e precipitasse, le conseguenze sarebbero disastrose. Per questo motivo ogni sistema deve essere progettato con ridondanza, con sistemi di emergenza che entrano in funzione in caso di guasto. Al momento lo spazio aereo urbano non è regolamentato per questi veicoli. Ogni paese dovrà creare leggi precise per gestire il traffico aereo a bassa quota. Un altro punto non meno importante è l'autonomia e ricarica. Le batterie attuali sono ancora un limite. Per coprire distanze significative serve una generazione di batterie più leggere e potenti, oltre a una rete di vertiporti ben distribuita nella città. Tanti esperti ritengono che i primi servizi commerciali di taxi volanti potrebbero iniziare entro il 2025, ma inizialmente saranno disponibili solo in alcune città, come Dubai e Los Angeles. Per vedere un utilizzo diffuso e accessibile a tutti, probabilmente dovremo aspettare almeno fino al 2030 o addirittura al 2035, quando i costi si ridurranno e le tecnologie saranno più mature. Il futuro sembra sempre più vicino, ma siamo pronti a volare sopra le nostre città? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi piacerebbe usare un drone per andare al lavoro o preferite rimanere con i piedi per terra? Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e non attivate la campanella. Al prossimo video. Ciao!